Politica, cronaca, attualità, confronti ed approfondimenti dalle Marche, con ospiti in studio, su Radio FM1 Zoom. 19:10 minuti su Radio FM1, buonasera ad Alessandro Luzzi, torna il programma di approfondimento politico Zoom, buonasera anche a Giorgio Fedeli della redazione di Cronache Fermane, ai nostri ospiti qui in studio, i consiglieri regionali Andrea Puzzu e Fabrizio Cesetti, buonasera a tutti. Grazie Alessandro, io ringrazio te, ringrazio Simone Corazza in regia, ringrazio, come hai detto giustamente tu, hai anticipato i due ospiti di questa sera, il consigliere regionale di maggioranza Fratelli d'Italia Andrea Puzzu e quello di opposizione del Partito Democratico Fabrizio Cesetti. Grazie ad entrambi. Un saluto e grazie a voi per l'invito. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ultimamente siete stati protagonisti di un botta e risposta proprio sulle pagine di Cronache Fermane riguardo le infrastrutture, perché diciamoci la verità è uno dei temi di maggiore attualità soprattutto per il Fermano, perché è un territorio che da troppo tempo aspetta oltre il concetto di infrastrutture, aspetta di tornare al passo con i tempi, mi verrebbe da dire, perché siamo una sorta di enclave, questo è il mio modesto parere, che da troppi anni paga lo scotto di avere delle infrastrutture vecchie, ormai anacronistiche, e mi riferisco dalla 14 con due corsie a tutte quelle vie di collegamento che obiettivamente non sorreggono più il carico, la mole in termini di circolazione stradale, di viabilità, e quindi gioco forza sono un impedimento non da poco per l'entroterra fermano, che sappiamo bene gode di due distretti che vanno, insomma, seppur in sofferenza vanno avanti, gode di tutto quel tessuto produttivo fatto di piccole e medie imprese, alcune anche grandi, che sono da sempre la forza e il valore aggiunto di questo territorio. Io quindi vorrei iniziare a parlare con voi di infrastrutture, ma parto aprendo e chiudendo parentesi su un casus belli scoppiato proprio nelle ultime ore con le presunte dimissioni dell'assessore Baldelli, e a riguardo chiedo lumi al consigliere Puzzu. Allora, innanzitutto volevo spiegare al volo il piano infrastrutture, dove magari con Cesetti ci accomuna una cosa: la essere favorevole alla terza corsia. Questo è una cosa comune che ci aveva già accomunato sin da quando Cesetti era presidente della provincia di Fermo, io ero l'opposizione. Nel dibattito che c'è stato tra me e Fabrizio in aula, giustamente legittimamente Fabrizio Cesetti diciamo rievocava gli interventi fatti alla sua giunta, ma io vorrei avere due minuti poi magari per spiegare realmente le cose come stanno, perché ovvio che non è che può aver fatto tutta la giunta a parole, questo è scontato, ma è bene fare chiarezza, perché qui abbiamo uno schema, ovviamente me lo sono fatto per i fondi, perché io amo studiare. Ci sono degli interventi da Peremontana Marche, capisco Fabrizio questo non ci avevo loro pensato, Sarnana Mandela, ci sono 81 milioni col PNRR e PNC con i fondi Sisma. Peremontana sempre Marche, Amandola Comunanza, ci sono 190 milioni di costi, ma attualmente le risorse disponibili sono 157 milioni, quindi mancano 33 milioni, bisogna dire la verità. Sempre questo è stato il governo Acquaroli. Completamento Mare Monti, tratto Amandola Servigliano, Fabrizio ovviamente non ci poteva pensare con i fondi regionali, è normale, ci sono fondi PNRR, PNC e ANAS, 100 milioni costo di intervento, attualmente le risorse disponibili sono 80 milioni, reperite dal governo Acquaroli. Ricordo che quando c'era la prima interlocuzione tra il governo Acquaroli, l'assessore Baldelli, quindi c'era il presidente Acquaroli, Baldelli, ANAS e Giovannini, il ministro precedente, che non era il nostro ministro, insieme all'assessore che era prima Castelli, oggi commissario alla ricostruzione, volevano darci sì e no per tutto questo sui 20 milioni. Abbiamo strappato molto di più, come potete vedere. Ovvio, sulla Valdato, l'ammodernamento della strada Valdato, tratto ovest, ci sono stati degli SMS solidari, fondi ovviamente stanziati dalla giunta Giuristoli, che erano 5 milioni, FSC 2127, Acquaroli 3 milioni, fondi regionali 6 milioni. Tratto Maremonti, dove giustamente Fabrizio dice io ho fatto la Maremonti, ho programmato la Maremonti. Diciamo che innanzitutto il progetto in capo alla provincia non è in capo alla regione, ma altrettanto vero che Fabrizio Cesetti con i fondi FSC 2014-2020
aveva stanziato 5 milioni, tanto che adesso vediamo dalla parte ovest che i lavori sono partiti. Ma non ci dimentichiamo, Fabrizio lo sa, mi dispiace che ha votato contro questo intervento, nell'assestamento di bilancio Acquaroli ci ha messo 10 milioni di euro. Per quanto riguarda invece Bypass Molini Conceria, ci sono 15 milioni di euro con l'FSC 21-27, ovviamente voluti dal governo Acquaroli e sottoscritti con i fondi FSC del governo Meloni. Ricordo bene a Fabrizio, perché lo sa bene, appena siamo entrati, lui giustamente, intelligentemente dice che abbiamo fatto una manovra di bilancio in commissione, in quella legge che abbiamo invece votato all'unanimità, Fabrizio ha votato a favore, se si ricorda bene, del ponte di Rubianello, dove abbiamo messo altri fondi e dove abbiamo anche iniziato a mettere fondi per il ponte che da Porta del Pio collega la Pretella, diciamo, abbiamo fatto la Pretella per la progettazione per San Marco le Paruglie, erano 700.000 euro, ma 24 milioni di euro, quindi Casello Porta del Pio, inizio Paluli, quindi inizio Lungoterna, metà Paluli, inizio Lungoterna, 24 milioni di euro fondi FSC. Poi bisogna riconoscere a Fabrizio che la viabilità dell'ospedale con i fondi FSC 14-20 ne ha messi 4.250.000 euro, così come la corsa di Torre San Patrizio 700.000 euro, così come l'intersezione a De Morto Campione 700.000 euro. Ovviamente aggiungo pure che su Fabrizio, quando si parla della rotatoria dei Paluli, nessuno gli può dire che non è stato lui con i fondi FSC sempre 2014-2020 800.000 euro, sul porto di Porto San Giorgio con i POC ci abbiamo messo 7.800.000 più 200.000 euro della regione. Poi ci sono le varie ciclovie dove ovviamente sono stati finanziati, per dire che se facciamo la guerra dei fondi è ovvio che vince la Giunta, però nessuno mette in dubbio l'impegno del consigliere Cesetti, però quando io ho parlato del piano di infrastrutture, Fabrizio mi può riconoscere che è la prima volta che si parla di un piano generale delle infrastrutture dove il Fermano è stato rafforzato. Su questo, di cui credo che tutti noi siamo orgogliosi, ripeto, nessuno mette in dubbio l'impegno che c'è stato nei 5 anni di Fabrizio Cesetti, ma Fabrizio sa che fa parte di un partito che è il Partito Democratico, che oltre ai suoi impegni dietro non si vedeva più nulla. Quindi questo lo dobbiamo ammettere. Cesetti, lei ha detto, commentando proprio il piano infrastrutture 2032 per ciò che concerne il Fermano, beh, dalla giunta Acquaroli solo fuffa sostanzialmente, no? Adesso abbiamo un quadro, quello rappresentato dal suo collega in consiglio regionale Puzzu, che dice beh, vabbè, sì, Cesetti comunque ha gettato le basi anche in maniera piuttosto corposa, ma noi insomma abbiamo dato una bella spinta sull'acceleratore. Quale delle due è fuffa? C'è un impegno comunque della giunta Acquaroli, dell'amministrazione Acquaroli? Qual è la sua visione sul presente infrastrutturale e politico, ovviamente? Puzzu dice, buonasera, Puzzu dice la verità, ed è la verità. Da quella parte ci sono gli impegni, le chiacchiere, positive per carità, da questa parte ci sono i fatti, questa è la differenza. Tutto qui, sono due verità, da una parte gli impegni, che allo Stato sono chiacchiere, da questa parte i fatti, i risultati. Perché e mi parla di chiacchiere? Perché vorrei capire, perché comunque ci sono degli impegni di spesa sostanzialmente a medio e lungo termine, diciamoci la verità. Perché è un impegno, l'impegno è una, diciamo, attestazione verbale o scritta, che però non è un fatto, non produce un fatto. Questo è il piano regionale delle infrastrutture, marzo 2032, presentato dalla giunta Acquaroli. Indubbiamente è un fatto positivo, ci mancherebbe altro. Qualcosa si muove, insomma. Però io non mi ho negato questo. Dico semplicemente una cosa. Innanzitutto, questo piano del regionale delle infrastrutture, e lo diceva anche Andrea adesso, è all'insegna della continuità. Tra parte anche normale, perché quando noi parliamo di infrastrutture, come evidenziavi tu, Fedeli, rispetto a un territorio che sconta comunque un deficit infrastrutturale, è evidente che la continuità sta nelle cose, perché sono quelle emergenze che dettano l'ordine del giorno alla politica, no? Anche perché poi le emergenze sono quelle, esatto, quindi il territorio non ci inventiamo. Non a caso, ecco, ad esempio io e Puzzu ci troviamo d'accordo sulla 14, di cui parleremo sempre, siamo stati da sempre d'accordo. Non a caso appunto questo piano infrastrutturale è fatto all'insegna, diciamo, di una continuità sostanziale, adesso lo vedremo, ma lo diceva già Andrea Puzzu. Ripeto, io non sto facendo una critica al fatto che dico semplicemente che da una parte ci sono gli impegni, un piano 2032
dove c'è un cronoprogramma per le realizzazioni, alcune cose nel 27, altre nel 30, altre nel 32. Dall'altra parte ci sono opere realizzate dalla mia giunta e finanziate da me. Io questo lo voglio rivendicare, poi le elezioni l'ho perso, non è che ci stanno adesso, no? Lo voglio rivendicare perché? Perché innanzitutto gli unici fatti prodotti allo stato attuale è la variazione di bilancio portata 2 anni fa dal presidente Andrea Puzzu, sulla quale io ho votato a favore, ho fatto votare a favore dal mio partito, perché di solito su una variazione di bilancio non si vota a favore, no? Perché è un atto di bilancio. Fatto da favore dove c'era il ponte che collega l'uscita dell'autostrada al, diciamo, Lungotenna, San Marco, San Marco, e il ponte di Rubinetto. Risorse importanti, tempestive, io ero, facevo parte della sua commissione, insieme a lui, in 48 ore abbiamo fatto tutto, la proposta ed è stata approvata. Noi abbiamo votato a favore, quindi quello è un fatto prodotto da lui. La differenza con questo, che pure è un fatto importante, qui c'è una delibera di giunta, che la possiamo prendere, alla quale dovrà seguire, quindi mi devi dare un secondo, alla quale dovrà seguire... Ma questo è un fatto positivo, ci mancherebbe, la delibera 15-36 del 25-10. Questo adotta il piano. Poi ci deve essere di stabilire con successivo atto deliberativo verrà adottato il rapporto di valutazione ambientale strategica, la RAS, poi di stabilire con successivo ulteriore atto deliberativo e se verrà proposta l'approvazione del piano di 2.1 all'Assemblea legislativa, perché siamo noi che lo dobbiamo approvare, quindi io e Puzzo insieme ad altri. A Quaroli fa la proposta, perché il piano questo va approvato all'Assemblea legislativa, quindi... Sono tutti questi passaggi abbastanza lunghi, ma per carità è un fatto positivo. Se noi vediamo, e vado a concludere, questo piano regionale infrastrutturale, noi qui vediamo, questo è quello presentato da loro, ecco, ci sono ad esempio gli interventi di cui Andrea diceva prima, prendiamo la realizzazione di abilità di adduzione e collegamento all'ospedale di Sermo. Lo ricordava lui, io ho finanziato con i fondi FSC 11 milioni, ok? Di cui 3 milioni e 8, vado a memoria, non devo leggere nulla, 3 milioni e 8 la viabilità di adduzione vera all'ospedale di Fermo. 4 milioni e 200. Scricco senso. Poi abbiamo finanziato 700 mila euro la corta di Torre San Patrizio, 800 mila euro la rotatoria sopra alla Mezzina, 800 mila euro la rotatoria di San Marco alle Paludi, 5 milioni il primo tratto della Lungotenna. Questi lavori sono... appaltati, eccolo qui, questo è il piano presentato da Quaroli, correttamente sono lavori, ecco, lavori in corso, viabilità di collegamento, lavori, la corte di torre appaltati, Ete Morto Campiglionese appaltati, realizzazione della torre di San Cattolini appaltati, poi c'è, sono 11 milioni, poi c'è, devo dire quello che ho fatto io, come giustamente Andrea ha detto quello che ha fatto lui, no, io ho detto quello che ha fatto lui, esatto, fuori. Allora 11 milioni, poi abbiamo restituito i soldi della, diciamo, la variante di Molini, non quella che dicono loro, dalla variante del ferro, quella in costruzione, sì. Lavori in corso, quei fondi erano tornati in regione, noi li abbiamo, erano prima dalla provincia quando ero presidente io, e Andrea era in consiglio, poi sono tornati in regione con, diciamo, il trasferimento delle funzioni, noi li abbiamo ritrasferiti alla provincia di Fermo, come giunta regionale, Cericioli, portata alla delibera. E sono in corso quei lavori, altri 5 milioni. Poi ci sono i 6 milioni e mezzi per la circonvallazione di Amandola, lavori in corso, assegnati dalla giunta Cericioli, assessore al bilancio Cesetti, alla provincia di Fermo. E sono altri 11, quindi 22. Più ci sono i 5 milioni, che lui correttamente ha ricordato, degli SMS solidali per il tratto da, diciamo... Da Monte Falcone a Ponte Maglio, perché il primo tratto venne fatto, il primo in assoluto da Massimo Rossi, presidente della provincia, il secondo da Cesetti, presidente della provincia, il terzo MS Solidali, e sono 27 milioni di lavori, ripeto, finanziati qua, lavori che sono in corso. Quest'altri sono sulla carta, ma è un fatto positivo, è un fatto positivo, quindi che c'è da dire? Certo. Va bene, io infatti questo mi faccia capire, consigliere, dove sono i nei di questa amministrazione, secondo lei, al netto del fatto che parliamo l'amministrazione di al momento solo carta, no? Ma ci sta, è nelle, ecco, è nelle cose, insomma. Allora, lei quello che ha portato a casa, magari non l'ha portato i nei di questa amministrazione, sono semplici, è molto semplice. Questa amministrazione regionale ad oggi
sul territorio della provincia di Fermo non ha prodotto alcun risultato concreto, ad eccezione della variante che ha portato Andrea Puzzu, in relazione alla quale io ho votato a favore. Ponte di Rubianello, ponte sull'autostrada. Quello è un fatto concreto, perché i lavori sono a bilancio, più ci sono le altre risorse, gli altri 10 milioni che con l'ultimo assestamento di bilancio hanno messo lì. Però non sono ancora iniziati i lavori. C'è un altro fatto, qual è il neo? Allora, innanzitutto voglio dire una cosa, lo voglio dire, ma non perché tutti sanno che io e Puzzu abbiamo un buon rapporto personale, poi il rapporto politico c'entra nulla perché siamo distanti anni luce. Però ovviamente io a Puzzu riconosco diciamo un impegno all'interno di questa giunta che io definisco del nulla per le chiacchiere, quindi io riconosco questo impegno. Tant'è che, ripeto, ho sempre detto in Consiglio regionale, non oggi, in Consiglio regionale, rimproverando Castelli, rimproverando Brandoni, io ho sempre detto che l'unica variazione di bilancio concreta in 3 anni, quindi l'unico atto di bilancio concreto, perché altrimenti hanno lavorato col mio, che era quello del 2022, l'ha portata Andrea Puzzu, quindi non è che lo dico qua, l'ho detto in Consiglio regionale, quindi lo posso ripetere qua, punto, finito. Quindi che ha debito? Dico semplicemente questo. Io ho portato 27 milioni della viabilità, che l'ho detto. Ho portato i 110 milioni dell'ospedale di Fermo che è stato realizzato, e sull'ospedale di Fermo questa amministrazione, allo Stato, nonostante quello che ha detto Baldelli, poi di cui magari dopo parleremo anche di quella vicenda che mi piace di parlare di politica, l'ho domandata. Questa amministrazione sapete quanto ci ha messo sull'ospedale di Fermo? 1.8 milioni e 30, penso anche qui sui richiesti da Puzzu, no? Se sarà intervenuto lui, 1.8 milioni e 30. Il resto hanno fatto semplicemente, hanno spostato 12 milioni con l'ultimo assestamento. Hanno spostato 12 milioni che io avevo messo, dei 30 che io avevo messo nel 2022, perché io il giochetto lo conosco, l'ho fatto il bilancio, l'hanno spostato al 2023. E tra l'altro devo dire che hanno fatto bene a spostarli, perché se tu non paghi, anziché mandarli in avanzo, li sposti di un anno, operazione sotto il profilo, diciamo. Anche legittima, assolutamente. No, legittima, corretta e doverosa, però erano soldi che ci avevamo messi noi. Quindi che voglio dire? Sulla sanità, ad esempio, perché dici che rimprovero questa amministrazione, sulla sanità. Aspetti, poi ci torniamo. Legale, sì, però, perché è un'amministrazione del nulla. No, normale, politica. Io cito testualmente. Io ho detto che è l'amministrazione del nulla, in questo senso, che ad oggi ci sono le attestazioni, parole. I lavori stanno lì, basta che passate. Sulle infrastrutture non basta il nero su bianco, serve l'asfalto. Ovviamente Fabrizio sta bene, dice che l'unica opera che è andata, diciamo, che è stata appaltata, l'unica opera appaltata, ed è vero che vengono dalla sua giunta, ma Fabrizio sa bene perché ha fatto il sindaco, il parlamentare, il presidente della provincia, poi se vogliamo fare demagogia siamo bravi tutti, ma sa bene che ci vuole tempo per appaltare le opere, tanto che le opere sono state appaltate adesso, se ci fate caso Fabrizio è dal 2020 che non governa più. Ma sa bene Fabrizio che i suoi 24 milioni di euro, come già io ho riconosciuto... 27 fino, che ho riconosciuto fin da subito... Poi si pareggiano solo quasi con la bretella che da Porta del Pio vale paluri. Però quando si dice è solo sulla carta, io credo che quando c'è stato un accordo firmato tra governo e regione, dove c'erano circa 500 milioni di euro di FSC, non è un'invenzione. Questi sono fondi che sono stati inseriti all'interno di una programmazione FSC. Poi è ovvio, è facile dire non sono stati appaltati, ci mancherebbe altro. Appaltarli tutti sarebbe impossibile, però Fabrizio... Ti devo dire che quando parli di continuità è scontato. Il Lungotenna come facevamo a non finanziarlo? È una battaglia storica di tutta la politica, di tutta la classe politica. Però io ti voglio ricordare che voi vi eravate dimenticati dall'interno, perché la Pedemontana, tu me lo puoi mettere, ve ne eravate proprio dimenticati totalmente. Non avevate neanche pensato a una programmazione, una progettazione per finanziarle. Poi ovvio, hai finanziato la circonvallazione di Amandola, ma chi è che ti dice di no? Però io credo che quando ti fa politica... è importante dare una risposta generale. La risposta generale è partire dalla montagna fino al mare, tanto che questi fondi che sono stati messi, ma io poi sono stato talmente corretto nel dire che se il costo dell'intervento, ad esempio della Pedemontana a Mandola Sarnano, che è 81 milioni, abbiamo messo 81 milioni, ma Mandola Comunanza su 190 milioni, abbiamo messo già 57, ne mancano 33, la mia correttezza, no? Perché io sarei venuto qui a fare demagogia politica, nessuno sapeva i numeri, e tranquillamente io mi potevo inventare quello che volevo.
Però io penso, Fabrizio, te lo riconosco di essere una persona anche del fare, ma tu riconosci anche al presidente Acquaroli che ha cuore su questo territorio, che ci tiene. Sai bene che il tuo presidente, ovviamente, se non c'eri tu, veniva qui con il navigatore, perché ovviamente il presidente Rizzoli in Fermano veniva un po' con il tondonno con Google Maps. Mentre Acquaroli, ovviamente, sai bene che a cui hai un ottimo rapporto, e mi fa piacere perché siete entrambi persone capaci, è molto legato a questo territorio, lo conosce bene, tanto che ci sono le opere che ha voluto lui, come ad esempio dove giustamente tu hai provato a fare polemica, ma è normale, insieme al Partito Democratico, la predella che da Civitanova Marche va a Bivio Cascinare, voi ve l'eravate dimenticata, anche lì 34 milioni di euro messi con i fondi FSC. Quindi per farti capire, Fabrizio, io credo che su questi temi più che dividerci possiamo unirci. Poi sull'ospedale di Fermo, io l'ho detto pubblicamente, l'ospedale di Fermo è stato, Fabrizio ci sente, a metterci fuori iniziale, nessuno lo può negare. Così come fu l'ospedale di Amandola, è stato un investimento fatto da parte di russi che erano venuti qui, la regione precedentemente ci aveva investito, ma ricordiamoci bene che Amandola aveva un punto di primo intervento territoriale dopo il terremoto. Oggi con il nuovo piano sanitario oggi riusciamo a metterci in pronto soccorso, e io credo che tu dovresti essere contento. Assolutamente. Senta, cioè, su questo io credo che su questi temi noi, come sulla terza corsia, come su altri temi, poi ci parliamo, consigliere, la terza corsia. Non è che ho detto che Riccioli non ha fatto nulla o ha fatto solo 24 milioni di opere per il Fermano. Io ho detto Fabrizio Gisetti si è impegnato, quindi sono le opere importanti su cui tutti dobbiamo supportare. Speravo da te una missione. Però, questo è un punto, direttore, se mi consenti, no? Io ho detto infatti che questo è un piano fatto all'insegna della continuità. Tanto è vero che... Beh, la Pietra Mondana non c'era da te. No, tanto è vero che... Non ci dimentichiamo le cose. Che sulla viabilità e le infrastrutture, io e Andrea Busso non solo siamo stati qua, ma in Consiglio regionale abbiamo condiviso una risoluzione su due mozioni, una presentata da me, una presentata da lui, abbiamo condiviso una risoluzione per l'area non solo del Fermano, Fermano-Maceratese, abbiamo condiviso e fatto votare all'unanimità una risoluzione congiunta firmata da me e da lui. Concordi, di che parliamo? Allora questo però c'è, scusate, un punto, scusate, adesso direttore. Sì. Perché dico, tu prima dicevi su nulla. Quindi nessuno sta dicendo. Lei lo diceva, no, no, aspetta. Io no. Dico perché? Io dico perché? Insomma, sono... Nessuno qui mette in discussione, diciamo, l'utilità di questo piano, di questo progetto. È un progetto utile rispetto al quale io posso dire che rispetto a questo progetto, al 90% io sono d'accordo. Per una ragione semplice sono d'accordo, perché ripeto, è fatto l'insegna della continuità. Però dico che all'interno di questo progetto, così la finiamo sul punto, mentre da una parte ci sono i fatti, quelli che ho portato io, e voglio dire che quando dice Acquaroli che tiene a territorio Ciriccioli, no, Ciriccioli ci sono un sacco di volte, ma in politica non conta l'affetto, perché l'affetto al più può produrre una pacca sulle spalle. In politica contano i fatti. Le realizzazioni. Allora, questo piano, e chiudo, è semplice. Da una parte ci sono i fatti che ho realizzato io, dall'altra ci sono degli impegni condivisibili, ripeto, da parte mia al 90%, a parte il titolo personale, e sarò conseguente, perché questa è la delibera. Non è che io lo scrivo. Questo è adottare... C'è scritto di stabilire con successivo ulteriore atto deliberativo. Verrà proposta l'approvazione del piano di quel punto 1, dopo la VAS. Quindi, che voglio dire? Che anticipo qui che se ci voterà favorevolmente, se ci sarò io dico fin d'ora, perché l'ho letto molto bene, l'ho letto e non prima di venire qua, vedete, sottolineato, non è che l'ho fatto, l'ho letto molto bene, al 90% io condivido questo piano, perché ripeto, è fatto anche all'insegna della continuità e delle emergenze del territorio, ci mancherebbe che io non condivido. Io però a questo punto vorrei chiedere, consigliere, vorrei chiedere ad entrambi, perché uno dice ognuno porta acqua al proprio mulino, non è che porta acqua, però questo no, no, no. Però ecco, no, il territorio, però io mi rifaccio a una riunione di diversi mesi fa a Petritoli, ma questo solo per avere un riferimento cronologico, temporale. In quella riunione erano presenti molti sindaci del territorio, questo la faccio ad entrambi, perché sui programmi di entrambe le amministrazioni, centrodestra, centrosinistra, questo poi alla fine non è venuto fuori, non era presente. Si richiedeva la mezzina
e il potenziamento della Val d'Aso. Io non l'ho trovato né da voi di centrosinistra né da voi di centrodestra, consiglieri. Cioè, quelle sono due arterie, e non lo dice Giorgio Fedeli, l'hanno detto diversi sindaci in quell'incontro, ma anche prima, quando governava il centrosinistra in regione, che vanno assolutamente modernizzate, ma anche perché... Posso spiegare al volo? Sì, perché, due attenzione, però parliamo di una Val d'Aso della parte più produttiva, la medio-bassa, diciamo così. E la Mezzina, che io leggo ultimamente anche i comunicati che arrivano dalla regione, beh, io leggo sempre il nome della città di Offida, più certo, che del nostro territorio. Spieghiamo però perché Fabrizio è una persona capace e può condividere questo. La Mezzina, la parte ascolana, viene finanziata con fondi Sisma. No. La Mezzina, la parte fermana, non può essere finanziata con fondi Sisma. Ma poteva essere comunque finanziata. Giusto, ma non parliamo di un'opera di 80 milioni di euro. No, certo, parliamo di un'opera di 250. Di più. Sì, più. Era fattibile. Che? No, Fabrizio, non riesco. 250 fino a cosa? Fino a Palmirra? Fino a Palmirra, cioè. Ci vogliono, secondo me, ad oggi almeno 4 giorni. Allora, ma andiamo avanti, scusa, fammi finire, Fabrizio, non prenderò. No, quella è una poi la domanda è rivolta anche al consigliere. Ricordiamoci sempre che è una strada provinciale, dobbiamo darla ad ANAS per condividere insieme la soluzione migliore per reperire finanziamenti per farla. C'è già nel piano. Ma ovvio che non si poteva intervenire né col PNC e né con i fondi FESR, ma soprattutto neanche con i fondi regionali, né con l'FSC del governo Meloni. Perché voi sapete bene che se per fare la mandala comunante ci vogliono 190 milioni, per fare la mandala Sarnano ce ne voglio 81, figuriamoci quando ci vuole per fare un collegamento. Però ricordiamoci bene, lo potete vedere, perché poi è anche vero, alcune opere con il PNRR, ricordiamocelo tutti, devono essere finite nel 2026. Quindi poi ovviamente quando vengono messi i fondi come queste sulla Pedemontana, sulla Montimare, la parte verso la mandala Servigliano, lì è importante ricordare che devono finire entro il 2026. Ma a prescindere da questo, questione Val d'Aso non è stata inserita lì, perché non è come la Lungotenna che si deve fare un ampliamento e una nuova arteria. La Val d'Aso lì si deve fare un allargamento. L'unica cosa che si può fare, condivisa insieme ai sindaci e il presidente Acquaroli già ci sta ragionando per metterci altri fondi, è dal ponte dell'autostrada Altirona fino a Valmir, Rubianello, Ortezzano, ok? E quello chiedeva la media Val d'Aso, consigliere. Si sta lavorando su quello, ma un conto è mettere nel piano le infrastrutture un semplice allargamento, e un conto è mettere una nuova strada, cosa diversa, perché nel piano le infrastrutture si mette una nuova strada. Prego, Paolo. Allora, sì, quando io dico che condivido questo piano al 90%, perché sta fuori proprio la Mezzina e la Val d'Aso, e dico perché. Non è perché mi è stata passata una palla facile da giocare. No, ma è il territorio che lo chiede, non è che però, abbiamo scoperto però, stasera. Per finanziare quegli interventi, e qui su questo ha ragione Andrea, il problema è ci vogliono risorse molto molto importanti. Però non è che noi l'abbiamo dimenticato, perché innanzitutto voglio dire che il primo tratto della Val d'Aso lo facemmo noi come provincia di Fermo, l'abbiamo fatto quello da allora fino alla rotatoria, lì dove sta quella nuova struttura sociosanitaria. Sì. Io mi ricordo, era 2 milioni e Campofilone. E Campofilone, bravo. Ho messo 100 milioni, lo fece addirittura io come presidente della provincia, i lavori. Mi ricordo c'era l'opposizione dell'associazione ambientalista che non volevano buttare i cosi. Io ero favorevole. Lui era favorevole. E dove, no, non volevano buttare le piante, dove si schiandavano i ragazzi quando... Sì, però Fabrizio era un buon uomo dei Verdi, perché all'epoca era Verdi. Allora, quella lì, sia la Val d'Aso che la Mezzina, io firmai nel 2009, appena presidente della provincia, un accordo a Pescara con il presidente Spacca, il presidente del Molise, non mi ricordo il nome, il presidente dell'Abruzzo, che era quel giovane con i capelli bianchi, di forza. Ah, era Chiodi. Chiodi, bravo. Firmammo l'accordo per la trascolinare adriatica che partiva da Ancona, di fatto, veniva giù, e con tutte quante le province. Quell'intervento lì, firmammo l'accordo a Pescara a dicembre del 2009. Accordo che mi consentì a me, nel gennaio del 2010, i primi di gennaio 2010, da gennaio 2010, presso il teatrino dell'Asur, di scegliere
l'ubicazione dell'ospedale di Fermo che poi abbiamo fatto, dove tutti e 40 i sindaci votarono a favore, perché io potei dire all'epoca a quelli della Valdaso, che gli si allontanava l'ospedale giustamente, dissi: guardate che noi abbiamo firmato l'accordo alla fregata in poco parole. No, io non fregavo nessuno. Firmammo quell'accordo, dico, questa è la linea, quelli della Valdaso li intanto l'ospedale ce l'abbiamo. Quindi poi che abbiamo fatto? Quindi fin da allora non abbiamo mai dimenticato. Quando noi abbiamo insieme a Ceriscioli consegnato il piano infrastrutturale al ministro Delrio, addirittura Delrio, c'era l'inserimento della Valdaso e c'era l'inserimento della prosecuzione della Mezzina. Poi che ho fatto? Ho assunto la delega dell'area di crisi complessa, che è stata approvata a livello nazionale, Fermano, Alto Fermano, Maceratese. Nell'area di crisi complessa io scrissi testualmente che nessuno era ministro della De Micheli delle infrastrutture, Paolo De Micheli, del mio partito, che ci ho polemizzato brutalmente. Allora, a quel tempo scrissi testualmente, dico, nessun progetto di riconversione e riqualificazione industriale può avere credibilità se in questo territorio non ci sarà un forte intervento e ammodernamento infrastrutturale, perché se le imprese non ci possono attivare, che facciamo? Allora mi strappai nei ministeri in quell'accordo, è scritto e pubblicato, sta lì, in quell'accordo che noi abbiamo firmato con il ministero, cioè l'accordo di programma, che bisognava fare un addendum che prevedesse il piano infrastrutturale, dove c'era la prosecuzione della Mezzina e la sistemazione della Valdaso, la prosecuzione della Mezzina fino a Valmì, per consentire appunto ai cittadini della Valdaso di raggiungere velocemente l'ospedale di Fermo, giustificata tra l'altro con la presenza dell'ospedale di Fermo. Io dicevo sempre, guardavo oltre se stesso. E quindi questa progettualità è stata ripresa, e votata anche da Puzzu, non solo votata, abbiamo insieme firmato la risoluzione votata all'unanimità, dove ha ripreso quella progettualità condivisa, dove io avevo fatto una mozione che rifacevo quello, Andrea Puzzu ha fatto una mozione che, guarda caso, senza sentirmi ovviamente, come io non ho sentito lui, diceva più o meno le stesse cose. Alla fine abbiamo riunito quelle due mozioni e abbiamo fatto una risoluzione che abbiamo votato all'unanimità. Una risoluzione che devo prendere atto, per questo viene all'insegna della continuità, che diciamo quasi per la totalità, per diciamo il 90% è stata ripresa da questo piano infrastrutturale. Quindi non ci siamo dimenticati di nulla. Su questo, tra l'altro, posso dire che appunto siamo molto d'accordo su tanti aspetti, ma perché? Perché sono le emergenze del territorio che dettano l'ordine del giorno. È un piccolo fatto, che però all'epoca il governo non ha ascoltato. Fabrizio ti ha dimenticato di dirlo. No. Così come la terza cortina, Fabrizio coerentemente polemizzò con il suo partito, con la De Micheli, perché non aveva intendito la terza cortina per opere infrastrutturali importanti. Allora, io ho polemizzato. No, aiutatemi a capire, perché adesso l'abbiamo accennato poc'anzi, adesso lo ritiriamo. Però diciamo questo del governo. Io è vero che ho polemizzato con la De Micheli, perché io scrissi come pubblico, io ero assessore al bilancio, io scrissi testualmente, e dico le parole, perché chiaramente qualcuno ci rimase male, ma a me, come si dice, a me se ci rimangono male su quello che faccio io, basta che non ci rimango male io, no? Non c'è problema. Allora, io scrissi di testuale alla De Micheli, dissi, nero su bianco, da assessore regionale, che il Ministero delle Infrastrutture faticava a mantenere gli impegni assunti. Addirittura questo ho scritto, faticava a mantenere gli impegni assunti. Però vi posso rimproverare una cosa. Però che succede? Con mio partito, però fatica anche questo governo, che è speculare al governo regionale di centrodestra, perché ad esempio sulla ZES, questo governo, dopo che ha sbandierato Castelli, non vedevo l'ora che non parlava la Marcozzi e compagnia bella, e eravamo d'accordo, ad esempio sulla ZES, anche loro per la verità hanno sostenuto la ZES, la zona economica speciale. E poi questo governo ha fatto la ZES del Mezzogiorno, ci ha messo l'Abruzzo e le Marche stanno fuori. No. Quindi anche questo governo fatica. L'esclusione dalla ZES significa vanificare il tanto che è stato fatto con la crisi complessa. Questo per dire che cosa? Che come a me qualche volta è vero, è la verità, i miei governi non mi hanno ascoltato, qualche volta mi hanno ascoltato, qualche altra volta no, è vero. Però neanche il loro governo. Sentiamolo. Li ascolta. Spieghiamo una seduta al pubblico a casa, perché gli addetti lo sanno, è normale fare demagogia politica. No, questa è la demagogia. Non c'era alcun atto ufficiale per la ZES. Ah, Fabrizio si dimentica, ma era in giunta, mi dispiace dirlo, che la giunta Ceriscioli ha regalato il porto di Ancona per fare la ZES in Abruzzo.
perché i cittadini devono sapere che ci ascoltano che la ZES si può fare solo ed esclusivamente se hai un porto della rete TEN europea. L'Abruzzo non l'aveva, tanto che se andate a vedere negli atti ufficiali, la giunta Ceriscioli ha donato, tra virgolette, il porto di Ancona all'Abruzzo, ma le Marche lo possono fare tranquillamente. Però il governo Meloni non ha tolto la ZES alle Marche. Le Marche è una regione in transizione e nessuna regione in transizione ha una ZES. Quindi su questo ricordiamocelo tutti. Dispiace perché la ZES è una battaglia del centrodestra che stiamo vedendo come trovare la soluzione migliore con dei fondi. Sapete bene che per fare una ZES ci vuole che il governo stanzi i fondi e oggi in questo momento non è semplice, ma Fabrizio si ricorda benissimo che l'allora sottosegretario Moragni con il decreto agosto del 2020 invece di aiutare le Marche le ha svantaggiate. Fece un provvedimento dove diede uno sgravio del 30% a coloro che investono nelle regioni del sud, grado del 30% sui dipendenti, tanto che Fabrizio anche credo che stia arrabbiato perché aveva la delega dell'area di crisi complessa e la Morani neanche inserito l'area di crisi complessa nelle Marche. Quindi mi fa sorridere che il PD viene da noi a parlare della ZES quando loro non hanno mai parlato nella loro vita, hanno iniziato a parlarne quando lo portavamo noi, e ricordo che c'era un'interlocuzione con il governo Draghi e il ministro Carfagna, perché dobbiamo essere corretti, io personalmente non ho mai promesso la zonizzazione della ZES, non c'era una zonizzazione della ZES, erano ipoteticamente legati magari ad un'interlocuzione con il ministero 18 chilometri quadrati, ricordiamocelo bene. Come mai poi non sono stati individuati? È molto semplice, perché se non c'è un decreto non si possono individuare facilmente, cioè tu ti dico ok, direttino 18 chilometri quadrati, individuali tu, io sfido chiunque politico. Ma allora perché l'avete detto? A trovare 18 chilometri quadrati per accontentare tutti. Adesso sai quanti sono 18 km quadrati? Pochissimo. Diciamo la verità, siamo obiettivi. Era chiaro che infatti la mia però aggiungo, apprezzo Fabrizio, ma Fabrizio parla oggi di ZES quando prima era il governo non avete non mai parlato. Sulla ZES, allora, la ZES, io l'ho tirata in ballo, no? Non perché l'ho tirata in ballo, potete pensare che io potevo fare un altro gol, no. La ZES l'ho tirata in ballo per dimostrare che cosa. Siccome Andrea Puzzo ha detto che io non, qualche volta il mio governo mi ha ascoltato, ed è vero, ho citato l'esempio della De Micheli, volevo dire semplicemente che neanche il loro governo ascolta. Sulla ZES io ho letto proprio stamattina, mi pare su Cronache Fermane, se non sbaglio, non cito altri perché, però mi pare che era lì, un resoconto, c'è stato il congresso di Forza Italia che ha incorniciato la Marcozzi di nuovo, non so se l'ha fatto a Royal, dove l'hanno fatto, e ho letto proprio che la Marcozzi si rammaricava la presenza di Battistoni, che dovrebbe essere anche sottosegretario di Forza Italia. Non è stato, vabbè, comunque responsabile. Vicepresidente di commissione. È stato vicepresidente di commissione, comunque. Ma coordinatore. È coordinatore, bravo. Allora, si rammaricava la presenza di Battistoni, appunto, della mancanza di istituzione della ZES nelle Marche. E si lamentava di questo. Quindi oggi, se tu apri il giornale, mi pare che l'ho letto sul tuo giornale. Quindi, per dire che anche noi... L'hai letto sulla concorrente, però... Allora, quindi che voglio dire? Che non si è fatti ascoltare. È vero quella storia della ricontribuzione. È vero che io all'epoca... C'è una mia lettera anche lì, in cui io lamentavo... Eravamo in scadenza, molto memoria. Io scrissi nel decreto agosto. Io scrissi a fine agosto, era ancora assessore, sarebbero state le elezioni, scrissi al governo per dire che l'esclusione delle Marche dalla decontribuzione sul costo del lavoro era un errore che pregiudicava l'area di crisi complessa, che è evidente, l'area di crisi complessa che tende, diciamo, a rafforzare il sistema imprenditoriale, a portare nuove imprese. Se c'è la decontribuzione in Abruzzo, e ovviamente le aziende non vanno ad investire a San Benedetto del Tronto o a Fermo, si spostano qualche chilometro più sud, in Val di Prata. Certo. È vero questo, però non dobbiamo dimenticarci che poi, dopo un po' di tempo, sono insediati altri governi, tra cui si è insediato il governo Meloni. Ed io ho fatto delle richieste, ci sono mozioni, interrogazioni, anche al governo Meloni, il quale poteva reintrodurre la decontribuzione, almeno, e non l'hanno fatto neanche loro. Dico semplicemente che in questo caso non li hanno ascoltati, mentre qui li hanno ascoltati, in altri casi non li hanno ascoltati. Non c'è nulla di una male. Cosa perché... Però noi dobbiamo parlare del governo nazionale. Però fatto la storia. E tanto voglio dire una cosa, che anche su questo, tra l'altro, siamo d'accordo. Perché io non ho mai chiesto l'istituzione della ZES? L'istituzione della ZES è stata un'invenzione della Marcozzi,
quando era ministro la Carfagna, nel governo a cui partecipavamo anche noi. Certamente non Fratelli d'Italia, perché era l'unico che stava all'opposizione, Fratelli d'Italia, l'unico che stava all'opposizione, governo Draghi. Se la inventò la Marcossi, la andò sbandierando, che noi abbiamo sostenuto anche in Consiglio regionale, tutti, e c'era appunto, si era insediato il governo Acquaroli, la Marcossi, e era ministro del Sud, la Carfagna, Mara Carfagna. La Marcossi ci ha fatto un sacco di storie per questa cosa, tant'è che si è lamentata anche ieri, noi siamo andati dietro, oggi prendiamo atto che la ZES non è stata istituita, né è stata ripristinata per le Marche la decontribuzione, Marche che erano state in modo sbagliato escluse anche dal governo a cui partecipava il mio partito e nei confronti del quale ovviamente io all'epoca, diciamo, mi rammaricai anche a muso duro. Però Fabrizio, scusami, per essere chiari, le Marche non sono state escluse dal ZES perché non c'era un'istituzione dal ZES. Però dopo c'è qualche consigliere regionale, aveva un ministro con cui interloquiva, è legittimo, è scontato, è ovvio. Però è chiaro, però dillo alla... non c'è nessuna regione che è in transizione che ha una non semplice, questo diciamo è la verità. C'è l'Europa, ma in Europa perché se fossimo stati la regione del sud stavamo tranquillamente nella terra. Il problema è questo, ma le Marche è una regione in transizione, vero, ma le Marche perché potevano essere incluse nella ZES? Si poteva ricontrattare con l'Europa, perché poi ovvio ci sono anche dei limiti europei molto stringenti, diciamo, ma si può ricontrattare. E come si fa a non ricontrattare una regione che tra l'altro si va a differenza dell'Abruzzo, a differenza del vicino Abruzzo? Le Marche ci ha avuto un terremoto, un terremoto più recente, certo ci ha avuto anche l'Abruzzo. Beh, l'Abruzzo ci ha avuto però il nostro più recente, dei terremoti più recenti, ci ha avuto delle alluvioni. C'ha le Marche, il tema è questo, le Marche hanno quattro aree di crisi complesse. La Piceno Val Vibrata, all'epoca c'era la Bora, fu merito della Bora e della Casini. Poi c'è stato la Fermano Maceratese, che ho fatto approvare io, quella del Bianco a Fabriano, e dico, c'è altre aree di crisi, ci sono state le alluvioni, c'è stato il terremoto devastante. Però Fabrizio, la pandemia ce l'abbiamo voi tutti. Sì, però l'ha detto, non avete chiesto voi. Questo è che a voi vi state lamentando di una cosa che voi non avete chiesto. Però abbiamo che neanche era nel vostro programma elettorale, cambiamo argomento. Mettiamo. Torniamo proprio a uno dei nodi più asfissianti per il Fermano. Io voglio chiudere con la terza corsia, perché la terza corsia l'abbiamo sentito parlare il governo regionale Ceriscioli, abbiamo sentito parlare il consigliere, allora era assessore Cesetti, ne sentiamo parlare adesso, è inserita al 2032, terza corsia si fa, quali garanzie per la terza corsia? La terza corsia non è unilaterale Roma-Ancona, è Ancona in termini di governo regionale, qui ci deve essere un'interlocuzione e non dipende certamente solo dalla regione, lo sappiamo bene, la realizzazione della terza corsia. Si sta dialogando con chi ha, diciamo, l'accio della borsa? Guarda, alla grande, per due motivi. Uno, il governo Acquaroli, e questo Cesetti me lo consentirà, da quando si è insediato ha interloquito con tutti i sindaci della costa, convocandoli più volte, cercando di condividere più volte il progetto. Hanno trovato la soluzione, e questo sotto gli occhi di tutti. Sappiamo bene che quando ci siamo insediati abbiamo trovato un problema sulle tempistiche, perché società autostrade da private sono tornate pubbliche, ricordiamocelo bene, e quindi anche lì abbiamo avuto un'interlocuzione con il ministero, tanto che il presidente Acquaroli è più volte andato al ministero. Io credo che già si è inserito nel piano 2032, perché già c'è l'ok, tanto che Fabrizio e tutti sappiamo benissimo è un progetto che coinvolge le Marche, l'Abruzzo, il Molise, la Basilicata e la Puglia. Questo significa che è un progetto ampio, non è un progetto legato solo ed esclusivamente a Pedato o a San Benedetto. Una cosa è chiara, la politica, e non è colpa di Fabrizio, ha perso molto tempo. Abbiamo perso tantissimo tempo sull'arretramento, e mi dispiace che ancora oggi si vuole parlare di arretramento senza dire con quali fondi. Quando noi, se avessimo fatto la terza corsia fino a San Benedetto, a quest'ora le opere come il Lungo Tenda, la predella di Porta del Piglio, stavamo a discutere perché già c'era. Certo. Consigliere. Su questo siamo stati sempre d'accordo, io sono d'accordo, fin da quando ero presidente della provincia, ricordo partecipai con la fascia blu
all'inaugurazione a Porto Sant'Elpidio, era sindaco Andrenacci, oggi è un'altra epoca. Segno evidente, diciamo, direttore, che ho attraversato il tempo e lo spazio, quindi era un'altra, oggi è un'altra epoca, c'era Andrenacci, oggi c'è la destra, purtroppo forse anche più. Per fortuna, Giulio. Ma buona per tutto. Io definì all'epoca, chiamai il casello di Porto Sant'Elpidio la porta nord che si apriva sulla nuova provincia di Fermo, credo che c'era anche Puzzo. Lo ricordo. C'era anche Puzzo. Fece impressione da quella battuta quasi scontata e poi mi dissero che era stata persa una straordinaria occasione in questo territorio, perché nell'impedire la prosecuzione della terza corsia fino a Pedaso, che era stata, era fatto, era appaltabile, si perse non soltanto quell'occasione lì, ma si perse quello che diceva adesso Buzzo, tutte le opere compensative, le opere di attuazione, no? Certo. Che sarebbero oggi state fatte, che erano progettualità completamente diverse. Oggi su questo noi siamo d'accordo. Voglio dire subito che non aiutano le stupidaggini politiche e programmatiche, se no non mi permetto, è una valutazione dell'arretramento della terza corsia. È una stupidaggine politica, programmatica. È inutile che portino qui esperti universitari a dire che si può fare. Sono tutte fesserie. Lo potevano fare negli anni 80. Lo potevano dire negli anni 80. Oggi non è possibile quell'opera. Non è possibile perché non ci saranno le risorse, ma non si può fare perché non si può devastare il territorio. Non sarà mai possibile fare una cosa del genere. Noi ci giriamo intorno. No, punto e basta. Perché ci opporremmo? Perché siamo contrari? Perché devasterebbe il territorio? L'unica cosa realistica... Non le definirei stupidaggini, però, ho capito. Ho detto sotto il profilo programmatico e politico, è una stupidaggine. Non ho detto che sono stupidi quelli che la dicono. No, ci mancherebbe. Dicono che semplicemente che è una stupidaggine sotto il profilo politico e programmatico. Guarda, aggiungo una cosa su questo. Perché chi è che non era favorevole di avere più autostrade? No, voglio dire, tutti eravamo favorevoli ad avere un'autostrada che andasse a supportare la parte della media Valle del Tenno insieme alla Val d'Aso. Ma ormai è impossibile. Oggi è impossibile, mi dispiace però che qualche vecchio politico oggi se la tira fuori quando magari lo potevano fare loro. L'Abruzzo ha 3 autostrade, le Marche ce ne sono. Non solo. È colpa né di Pompei. L'altra cosa su cui diciamo condividiamo, ma che io voglio evidenziare, perché non diventi anche quella una stupidaggine programmatica e politica, siamo d'accordo sulla terza corsia. Ma se noi pensiamo, e qui invito anche Andrea Puzzo a fare una riflessione, se noi ragioniamo dell'A14 da Porto Sant'Elpidio fino alla Puglia, noi non facciamo più nulla, diventa una stupidaggine pure quella, oggi, sotto il profilo politico e programmatico. Perché comunque in alcuni tratti del territorio mandò Pedaso, l'arretramento sarà inevitabile, certo, e necessario. Tanto che ci sarà una corsia che andrà... Allora, di cosa noi dobbiamo ragionare? Previsto, e chiudo. Su che la dobbiamo ragionare in questo territorio? Innanzitutto facciamo ciò che è possibile. Cioè, da Porto Sant'Elpidio a Pedaso, è possibile? Si fa. Facciamolo subito, perché c'è il progetto, c'è il parere dei ministeri, ci sono anche tutte quante le valutazioni già approvate. Certo, dovrà essere aggiornato. Purtroppo dovrà essere aggiornato. Perché non lo facciamo subito, consigliere Buzzo? Non è così, io sarei contentissimo. Fammi finire. Certo che le progettualità va aggiornata. Va aggiornate le basse, va aggiornato tutto. Però quella progettualità c'è ed è possibile. Allora, intanto... Facciamo quello. Intanto facciamo in cogliamo modo... Cogliamo l'attimo. Fammi finire, guarda, è semplice. Cosa dico da fare? Semplice, vogliamo l'attimo. Siccome siamo d'accordo, aggiorniamo il progetto, facciamo tutte quante le valutazioni di carattere ambientale, appaltiamo i lavori, prendiamo le risorse, appaltiamo i lavori da Porto Sant'Elpidio a Pedaso. Contestualmente a questo, mettiamo in campo il progetto, le risorse, gli studi per oltre Pedaso fino a San Benedetto e fino alla Puglia. Però subito qua, perché altrimenti non riusciamo a fare nulla. Però Fabrizio, se noi pensiamo che i lavori devono partire da Porto Sant'Elpidio, certo, per finire in Puglia, non lo facciamo mai l'intervento. Non solo, se noi pensiamo che i lavori devono partire da Porto Sant'Elpidio
per arrivare fino a San Benedetto, non parto, noi dobbiamo dire, intanto partiamo da Porto San Delpidio a Pedasso. Abbiamo capito. Poi, Puzzo, perché non facciamo questo segmento di cui c'è tanta necessità? Perché io credo che siamo del Fermano, bisogna fare una programmazione che guarda al futuro. Sono d'accordo con Fabrizio sullo sbrigarci, ma io credo che i fondi, siccome non sono fondi FSC o fondi diciamo legati al bilancio regionale, si devono studiare insieme ai ministeri competenti, quello delle infrastrutture, e insieme agli enti preposti, perché dice anche la società autostrade. Io credo che è importante ed è veloce partire da qui fino, io credo che da qui al prossimo anno si sbloccherà tutto, soprattutto quello che dico io, però è importante guardare. Si sbloccherà, aspetti, consigliere, che significa? Si sbloccherà, fondi, cioè, arriva l'ok da Roma progetto, sulla terza corsia? Tanto che conoscete benissimo anche voi addetti ai lavori dell'arretramento di una corsia, il che significa, sì, che differente di prima il governo Parolio ha fatto dei passi in avanti, questo è chiaro, e questo significa che Fabrizio lo condivide con me di accelerare la questione. Io sarei contentissimo se fa Porto San Delpidio operato, ci mancherebbe altro. Siamo intelligenti però a non fare solo Porto San Delpidio operato e poi rispettiamo gli altri 20 anni, perché così non facciamo l'errore che è stato fatto nel 2009. Questa è la mia direttore. Invece un'ultima battuta sulla ferrovia, e nel senso, gli tanti imprenditori dicono di incrementare il traffico sulla ferrovia, cioè è previsto qualcosa a livello regionale, un arretramento, un potenziamento dell'attuale ferrovia? Ma certo che c'è lo studio, addirittura vogliono far passare i treni, vogliono far passare non so quale numero di treni, e c'è il tema, no, di coprire delle barriere tipo Porto San Delpidio, che sarebbe un disastro. Questa è una situazione lo stesso che va studiata, ma che è una situazione che deve camminare appunto di pari passo con tutto il resto, di pari passo con tutto il resto. Ma il tema è questo, appunto. Direttore, tanto da qui alla scadenza delle elezioni, così parliamo anche di politica, ci sta un paio d'anni, no? Forse non si è svolto il 2026, non lo so, 2025. Tu prendi l'impegno di far tornare qui, ci torneremo anche prima, spero, no? Però, assolutamente, diciamo noi, su questi temi delle infrastrutture, noi ci rivediamo tra 2 anni, io dico oggi qui, che se non si pensa, se la politica, e su questo io tratto, mi viene oggi, come ho appunto un discreto rapporto, ne parlerò e chiederò che venga con me anche Puzzu, ne parlerò col presidente Acquaroli, gli chiederò un incontro, anno nuovo, e chiederò che venga anche Puzzu e che vengano anche gli altri consiglieri del Fermano di maggioranza, per dire appunto di fare in modo intanto di far partire, di dare una corsia preferenziale al tratto Porto San Delpidio Pedasso. Perché se non verrà fatto questo, il tratto Porto San Delpidio Pedaso, se lo leghiamo alla terza corsia fino alla Puglia, diventerà una stupidaggine politica e programmatica come lo è l'arretramento. Questione arretramento ferrovia, ti voglio rispondere. Con il direttore Vignami si sta ragionando per portare l'arretramento, diciamo, in tutte le Marche. Ricordiamoci la polemica ministro Giovannini, dove lì Fabrizio, sì, credo che non, sì, era neanche d'accordo con il suo partito, perché Ricci voleva farla fermare a Pesaro con i bypass su Pesaro, se lo ricordate benissimo. Invece con Mignani si sta ragionando ovviamente l'arretramento della ferrovia. Io personalmente sono contento dell'arretramento della ferrovia per un semplice motivo, perché non è possibile fare quello che inizialmente voleva fare Ferrovie, e su questo condivido con Fabrizio, abbiamo fatto una battaglia contro, diciamo, quei cosiddetti muri che venivano messi, diciamo, pannelli sulla ferrovia adriatica, perché credo che avrebbe creato un grande impatto ambientale, e quindi sull'arretramento secondo me sono molto favorevole. Grazie, siamo purtroppo in chiusura, io vi terrei qui ancora per molto, so che non potete, avete altri impegni. No, noi possiamo, direttore. No, Puzzu mi ha detto che doveva andare via addirittura alle 7:15, forse, non so se ha bleppato, ha giocato, ha fatto un po'... Fa meno danni, la prima donna si è fatto corteggiare. No, andiamo da qui a 2 anni. Dove vi vedete? Perché insomma, già iniziano. No, io non credo. Non so per lei, Puzzu, ma insomma, per quanto riguarda il consigliere Cesetti, si balla. Insomma, non dicono che non disdegnerebbe una candidatura a governatore delle Marche, ovviamente, per il PD, per il centro-sinistra. Quanto c'è di vero? Non mi risponda però con la solita formula, io sono a disposizione del partito. In politichese. Se il partito me lo chiede, no, questo no. Ma chi è che
Io non rivelo le mie fonti. No, ma... direttore, chi è che disdegnerebbe, che disdegnerebbe no? una possibilità del genere? Io credo nessuno di coloro che amano comunque la politica, che hanno, diciamo, una vita nell'impegno politico. Quindi credo che nessuno, però questo poi... Questo si vedrà. Io l'unica cosa che posso dire è questa, che ovviamente ribadisco anche qui, come consigliere regionale termina qui la mia esperienza, diciamo, con la prossima scadenza dell'undicesima legislatura. Io ho fatto 10 anni, ho fatto altri quasi 10 anni di parlamentare, il presidente della provincia, ho fatto il sindaco, e ovviamente anche se ne avessi la possibilità, no? A parte che noi abbiamo il limite dei 2 mandati come partito, ma però se anche avessi la possibilità, io ovviamente non mi ricandiderei a consigliere regionale. Ma la storia del governatore credo che sia presto per parlarne, e io credo che il Partito Democratico, il centro-sinistra in generale, abbia molte personalità che può mettere in campo, uomini e donne di valore, di grande esperienza, ce ne sono diversi. Ovviamente bisognerà trovare la personalità innanzitutto che sappia aggregare di più, che possa dare garanzie di affidabilità, di buon governo, che abbia esperienza, che abbia competenza, passione. E lei ci si rivede? Non è che mi ci rivedo io, lo attesta la mia storia, diciamo, no? Basta, lo attesta la mia storia. Certo, sicuramente credo di essere una delle tante personalità di cui dispone il Partito Democratico e il centro-sinistra. Poi questo però non significa che... Però nessuno disdegnerebbe. Poi io ho tante cose da fare, sono un avvocato, mi piace... No, non andiamo fuori. No, però mi piace anche la mia professione, quindi sono un coltivatore diretto, quindi... e quindi ho tante... Oddio, qua andiamo a finire sul cincinnato style, insomma. Non voglio parlare troppo, però dico che Fabrizio nella prossima legislatura sarebbe un ottimo capo dell'opposizione, perché lui l'opposizione l'ha da fare. Quindi si candida e perde. Quindi tornerebbe Fabrizio, a fare il consigliere regionale. Però non dimenticate che Fabrizio Gesetti è uno che ha vinto spesso, non è quasi sempre, tra le ultime regionali. Quindi non è che quindi Fabrizio, questo non la dovrebbe Gesetti, far sorridere più di tanto. Mi fa sorridere perché io credo che quello che stiamo facendo è sotto gli occhi di tutti. Poi si può anche sbagliare qualcosa, ma sulla legge urbanistica, sulla riforma dell'aspetto sanitario e molto altro, credo che abbiamo fatto molto. Sono certo che si può fare tanto, ma in questo momento è lo stesso Partito Democratico, lo vedete i sondaggi, che è in difficoltà, non Fabrizio Gesetti. Fabrizio è una persona che sta facendo opposizione alla grande, quando vuole metterci sa fare tutto il ritmo, ma quando ci si mette sa anche dare degli ottimi consigli e delle ottime proposte. Io personalmente ho sempre avuto stima a Fabrizio Gesetti, non a caso ho detto che lo vedo in ottimo, come ottimo ruolo finale come capo dell'opposizione, che significa che mi piacerebbe che si candida contro Puzzo. Io chiudo, sai che io sono un brutto cliente, diciamo, non so se quindi è una sorta di cattasio, non presso, conviene, no. Io chiuderei con Puzzo, perché non mi ha risposto sul caso Baldelli, la notizia, cioè la domanda in apertura, quindi se vuole insomma gliela ripropongo. E poi dove si vede Puzzo, perché ultimamente, anzi no, beh, già da diversi mesi insomma ci parla dall'Europa, le piace Bruxelles, le piacerebbe Roma? Guardate, io vado a Bruxelles l'8 dicembre, mentre i miei colleghi saranno con le famiglie tranquilli a casa in vacanza, io mi troverò a Bruxelles a discutere del mio parere in commissione Telec, di cui sono orgoglioso e rappresento le Marche. Annuncio pure che il 22 e 23 febbraio ospiteremo su mia richiesta ad Ancona la commissione Telec con 150 esponenti delle regioni di tutta Europa. Questo è un motivo di grande vanto per far conoscere la nostra regione, quindi ovviamente il ruolo che ho al Comitato di Regione mi piace tantissimo. Non mi candido al Parlamento Europeo, ho questo mandato da consigliere regionale, mi rivedo ancora in maggioranza con il Presidente Acquaroli nella prossima legislatura. Da assessore? Sceglierà Acquaroli quella cosa migliore. Le dispiacerebbe? Questa volta secondo me non era opportuno, sì. Perché io si è parlato tanto dell'assenza di assessori, che no, del Fermano. Io l'ho detto sempre. Ma questo, del Fermano, questo, si chiama Francesco Acquaroli. Questo problema Puzzo non ce l'avrà, perché dove lo vede lei, consigliere? Poi chiudiamo. Lo vedo Andrea Puzzo. Dove lo vedo? Andrea Puzzo lo vedo
come consigliere d'opposizione, che sarei il primo dell'opposizione, ho detto: ma non sto scherzando. Di solito io indovino molto, solo per me, manca. Tranne gli ultimi regionali, però. Io no, no, anche quello ho indovinato. È vero, è vero, l'onore del vero. Non lo ha detto, ma l'ha lasciato intuire che non era, non tirava una buona aria. Candidiamo Gerisoli, lo però perdeva pure Gerisoli. Lo disse anche qui. Forse non lo so, però sarebbe stata un'altra partita, non per me. Mi dica dove vede Puzzo. Io Puzzo lo vedo la prossima volta, perché la prova dei fatti, governa Acquaroli, si dovrà confrontare in campagna elettorale, dove lì bisognerà proprio i fatti. E quindi poi io sono convinto che il centrodestra, noi vinceremo le elezioni. Facciamo una scommessa. Noi vinceremo le elezioni. Io Puzzo lo vedo. No, questo non è il gioco delle parti. Io lo vedo che lui sarà di sicuro, sarà il primo degli eletti dell'opposizione dei Fratelli d'Italia. E niente, non è. Sì, sarà il primo degli eletti, anche perché lui è stato politicamente, questo è un riconoscimento che gli faccio. Lui è abile perché, come si dice, sa anche crearsi intorno lo spazio adeguato che non gli possa, diciamo, brucare l'erba, no? Che non gli possa brucare l'erba. Posso dire che è un parato da Fabrizio Gesetti. Quindi lo vedo bravo. Quello come primo diretto di Fratelli d'Italia, poi dopo due anni si voterà le politiche. Io credo che lui anche... è giovane, c'è un buon rapporto, ha vinto a Porto Sant'Elpidio, quindi oggi... Vede in Parlamento? Lei c'è stato? Perché no? Insomma. Perché no? Se pensiamo che ce ne stanno certi, cioè, sotto il profilo politico, cioè, che diciamo si grida vendetta al cospetto degli uomini, no? Quindi certe presenze che poi hanno... Quindi perché non ce lo vedo? Sicuramente c'è esperienza, non manca questa esperienza in Europa, però ripeto, prossima volta vincerà il centro-sinistra. Faccio una scommessa. Puzzo, facciamo questa scommessa. Fate questa scommessa. Guarda, basta che fare venire la Schlein tre volte in campagna elettorale, già abbiamo vinto noi, come è successo a Porto Sant'Elpidio. Quindi per far capire Fabrizio che quello vi aiuta ancora di più. Ma io invece, a prescindere da tutto, capisco quello che dice Fabrizio, che nella prossima campagna elettorale bisogna portare i fatti. Non a caso stiamo mettendo a disposizione delle Marche proposte progettuali importanti, poi vedremo se ci sono i fatti e se ci sono le chiacchiere. Già la stessa legge urbanistica, voglio dire, che il PD non è mai riuscita a realizzare. Ricordo che Giancarli, il presidente della commissione scorsa, si era fermato con la legge in commissione perché non c'era un accordo dalla maggioranza, il che significa che dopo 30 anni a Acquaroli. Infatti sulla legge urbanistica, però questa è una battuta, la devo fare, sì. Proprio sulla legge urbanistica, infatti io ho fatto un sacco di emendamenti, tutti sostanziali, neanche uno è stato, diciamo, dichiarato inammissibile, alcuni anche approvati. Ovviamente non ha fatto, ostruzionismo non è stato fatto. Molto seri, senza fare ostruzionismo, assolutamente, tant'è che è intervenuto il presidente Acquaroli, il presidente della commissione, Sir Filippi, per far recuperare un mio emendamento, che era perché loro avevano previsto addirittura questo nella legge urbanistica, poi è passato il mio, che nelle conferenze che decidono la pianificazione c'era, no, il presidente della provincia e il sindaco della città capoluogo della serie, ho detto in consiglio regionale, che ad esempio se si decide l'ampliamento della autostrada a Po San Giorgio non ci va il sindaco di Po San Giorgio, mi sento di fermo. Alla fine io ho fatto in modo e tengo Acquaroli che è passato. Ma lo ha fatto perché, permettetemi la battuta, scusa Fabrizio, perché Fabrizio sa bene che perderà anche Fermo, quindi lui non si candiderà a sindaco, altrimenti non avrebbe fatto quelle emendamenti. Non è che mi posso candidare per tutto. Fedeli vuole candidare la regione, tu mi vuoi candidare sindaco di Fermo. Io guarda che come candidato sindaco di Fermo, io non ti sei mai candidato sindaco di Fermo, no? No, all'epoca, all'epoca. Nel 2001, sì. E come andare a finire? Perché no, non mi ricordo. Beh, vinse di Ruscio, no? Quella lì, ma però state pari, una volta due, no, hai perso, è un po' diverso, noi andiamo in tre, quindi non è... Anche lì è passata, diciamo, un'epoca lontana, però... Questi sono. Puzzo, se arriva una candidatura per Roma, sì o no? Beh, normale, chi è che non accetta? In questa, perché no, in questa tornata non lei mi ha detto che Bruxelles no non si candida. In questa tornata non era giusto accettarla, tanto che io non ho dato la disponibilità, perché io credo che quando i cittadini ti eleggono per esplicare un mandato, comunale, devi portare certo. La prossima volta, ovviamente, se il partito me lo chiede, perché no? Ne la prossima volta potrebbe crearsi la stessa situazione,
potrebbe però essere riconfermato. Però dove tu vinci la prima volta nella storia, dopo 50 anni di sinistra, DS, PC, capisci che è fondamentale oggi più che mai dimostrare e dare la forza a quegli elettori che non sono fuori, voglio dire che ti hanno dato stavolta un ottimo contento, tanto che mi ha fatto piacere battere Cesetti a preferente, stavolta, non era impossibile batterlo invece. Certo, noi siamo stavolta, e poi chiudiamo. Stavolta sì, ovviamente è evidente che Acquaroli aveva bisogno della sua della presenza di Puzzu come presidente della commissione, come referente del territorio, come pretoriano, come è giusto che sia, come io ho fatto il pretoriano di Ceriscioli, no? Non è che io ho fatto il pretoriano di Ceriscioli, lui fa il pretoriano, io l'ho fatto l'assessore, lo fa la presidente della commissione, fa il pretoriano di Acquaroli, quindi c'era bisogno di lui, per questo diciamo ha dato la disponibilità per andare in Parlamento. La prossima volta non ce l'avrà nessuno. Grazie. Comunque scommetto che vinceremo noi. Grazie a voi. Io vi ringrazio, grazie veramente ai consiglieri regionali. Ci siamo rilassati in Italia, esatto. Andrea Puzzu e Fabrizio Cesetti. È un piacere confrontarmi con Fabrizio. Però nel frattempo abbiamo detto di cosa ha bisogno questo territorio. Beh, assolutamente, e aspettiamo le risposte. E poi la cosa importante, fondamentale, secondo me, è che al di là del gioco delle parti che ci sta, al di là delle chiacchiere che fanno loro, i fatti che ho fatto io, però diciamo che al 90% comunque sugli obiettivi infrastrutturali di questo territorio siamo d'accordo. E questo credo che siamo... E viva Dio, vedremo se arriverà. Aggiungo in conclusione, che all'esito di questa sera, mi è venuto in mente adesso, io a anno nuovo chiederò formalmente un incontro al presidente Acquaroli e chiederò anche la presenza di Andrea Puzzu, perché il presidente Acquaroli si faccia carico, valuteremo, poi se non sarà possibile non si farà, però posso valutare diciamo la fattibilità intanto di partire subito. Del segmento Fermano. Del segmento Fermano. Anche poi, perché gli imprenditori anche aspettano, perché all'Assemblea Generale di Confindustria Fermo il presidente Fabrizio Luciani ha detto che 2032 è un po' troppo in là, cioè se lo aspettavano un po' prima. Purtroppo non è colpa. Però facciamo questa, quindi è portata a casa per il territorio, almeno l'impegno a questo confronto. Bene, Fabrizio, io vi ringrazio, ovviamente chiudiamo perché siamo fuori tempo massimo, io vi strappo la promessa che tornerete in radio, parleremo anche di altri argomenti, poi ovviamente a ridosso delle elezioni, questo io lo do quasi per scontato. Grazie Andrea Puzzu, grazie Fabrizio Cesetti, grazie Alessandro Luzzi e Simone Corazza dalla regia, io do appuntamento ai nostri ascoltatori a mercoledì prossimo, sempre alle 19. Sempre su Radio FM1 con Zoom, il programma d'approfondimento di Cronaca Fermana. Grazie a tutti, grazie a tutti, buona serata, grazie direttore, grazie a tutta la redazione. Evviva Fratelli d'Italia!